Eccoci, siamo live. Buonasera a tutti. Potrebbe succedere qualsiasi cosa, però siamo live. Buonasera, siamo qui con Alessandro Sala, che conoscete tutti. Che buonasera a tutti. Diretta da Torino, è il nostro grande esperto di Savoia, sa tutto sui Savoia. E questa sera abbiamo deciso di parlare finalmente, perché come dicono i veri influencer, me l'avete chiesto in tanti, per cui finalmente rispondiamo a questa richiesta di avere notizie, di avere delle storie o comunque insomma una diretta dedicata a molto particolare, che sono gioielli della Corona d'Italia, gioielli delle Savoia. Poi Alessandro vi spiegherà perché li chiamiamo, abbiamo chiamato la diretta con questo titolo, cioè gioielli della Corona d'Italia. Allora, Alessandro Sala è un giovane economista, appassionato di storia, grande studioso di Savoia, per diciamo interesse diciamo geografico personale, no, geografico nel senso che sei piemontese, ah, ma beh, quello anche personale, da sempre, credo. Sì, e, sì. Allora, la diretta, per quale motivo? Appunto per parlare di questo patrimonio che in parte ancora è esistente, in parte è sparito. Sappiamo dov'è, ma non l'abbiamo più visto. Diciamo che andiamo avanti a parlare con una serie, ci saranno delle slide che manderà in onda Alessandro e io gli farò delle domande per iniziare questo discorso. Innanzitutto, Alessandro, spiegaci per quale motivo parliamo di un re senza corona. Allora, parliamo, intanto metto le slide. Ok, io. Allora, adesso le mettiamo a schermo intero. Ok. Vedete tutti, una cosa importante vedere. Allora, eccoci qua. Parliamo di un re senza corona perché proprio i gioielli della corona di Casa Savoia hanno origine, vengono fatti quando ottiene il titolo regio, quindi siamo nel 1714, dopo la guerra di successione spagnola, con Vittorio Medeo II che diventa re di Sicilia e commissiona la corona per essere incoronato a Palermo. Questa corona poi verrà leggermente modificata e la vediamo poi in tutti i ritratti dei sovrani sabaudi del Settecento, e misteriosamente scompare in epoca napoleonica. Non si sa bene se è stato Napoleone a portarla via e quindi smontata, le pietre riusate, l'oro fuso, oppure se, perché le fonti sono contrastanti, sia stata data impegno ad Amsterdam per combattere le guerre napoleoniche, avendo perso poi la guerra contro Napoleone nel 1798, sia stata poi, diciamo, fusa questa corona per pagare i debiti. Alessandro, fatto sta... scusami, c'è un... perché le corone, io adesso stavo studiando delle cose inglesi, e sì, le corone precedenti, Cromwell, che ha fuso la corona imperiale di Stato, diciamo, sono documentate perché vengono o descritte, oppure ce n'è, diciamo, quella di Carlo I è accanto a lui in un ritratto. Queste di Savoia sono... le vediamo sicuramente nei ritratti. Nei ritratti, okay, in maestà dei sovrani. Sappiamo com'era. Sì, 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 sappiamo com'era perché dai ritratti di Carlo Emanuele III, quindi già dal 1730 in poi, anche quelli di Vittorio Medeo III nella seconda metà del Settecento, la corona, diciamo, è sempre la stessa nei ritratti, si riconosce senza differenze. Cosa succede? Dopo Napoleone, i Savoia cercano di riottengono col congresso di Vienna, oltre agli stati, anche la maggior parte delle opere d'arte, degli arredi, di tutto ciò che era stato portato
a Parigi da Napoleone stesso, ma non riescono ovviamente a riavere quelli che erano i gioielli della corona di quello che era poi il regno di Sardegna, che comprendevano il globo, lo scettro, la corona e un collare dell'Annunziata tutto tempestato di diamanti e pietre preziose. E quindi nei ritratti iniziamo a vedere comparire per ogni sovrano, ogni ritratto, una corona diversa, perché si ricrea nei ritratti, si va o a memoria o a fantasia del pittore, e quindi vediamo i ritratti dei sovrani con le corone, ma la corona non è mai più stata fatta. E però compare sempre nello stemma del sovrano. E in questo caso vediamo quella che è l'evoluzione della corona settecentesca, che venne regolamentata per l'ultima volta nel 1890 in un decreto sugli stemmi della famiglia reale da Umberto I, ed era chiamata la corona reale di Savoia, che viene, infatti vediamo sormontare il manto dello stemma personale del sovrano, e ha tutta una serie di caratteristiche, dai nodi Savoia nella base. Scusa, è quella in alto, ingrandita in alto. Sì, è questa qui, ingrandita, che si vede. Perché è connesso, anche fate attenzione, sta usando una, sì, il mouse. Il mouse, e quindi si vede quello che vuole indicare. Sì, è descritta nel decreto, è descritta con tutti i dettagli del caso, quindi il numero di archi, le croci che richiamano lo stemma di Casa Savoia, i nodi Savoia, addirittura le pietre preziose della base che dovrebbero richiamare il blu, colore dinastico, e poi il tricolore per l'Italia. Mentre come simbolo della corona d'Italia, quindi proprio del Regno d'Italia, storicamente c'è sempre stata la corona ferrea custodita nel Duomo di Monza. La famosa corona ferrea che è usata già prima di Napoleone dagli imperatori del Sacro Romano Impero, che come titolo avevano anche quello di Re d'Italia, da Carlo Magno in avanti ovviamente, e quando scendevano in Italia per essere incoronati, prima a Milano e forse poi a Pavia, l'ultima volta fu usata nel 500 per l'incoronazione, mi sembra, di Carlo V. A Bologna? Carlo V è stato incoronato a Bologna. A Bologna. 1530. Okay, ottimo. Chi studia storia a Bologna non può non sapere. Ecco, e i corsi e ricorsi della storia. San Petronio è stato incoronato. Ok, questo me l'ero perso. Comunque, i corsi e ricorsi della storia, a portare la corona ferrea all'incoronazione dell'imperatore era il primo signore d'Italia, quindi vicario dell'imperatore in Italia, ed era proprio il duca di Savoia. E infatti a portarla fu il cognato, che era Carlo II, il padre del grande Emanuele Filiberto. E poi la corona viene usata da Napoleone quando si fa incoronare re d'Italia, viene usata come corona del Lombardo-Veneto dall'imperatore d'Austria, e con la seconda guerra d'indipendenza, quindi la perdita della Lombardia e di Monza dove veniva custodita, Francesco Giuseppe la trasferisce al tesoro imperiale di Vienna, la Hofburg. Ti posso interrompere un secondo? Perché la corona ferrea, penso che più o meno tutti la conoscano, sappiano cos'è, ma la corona ferrea è in realtà una reliquia. Sì, una reliquia, perché si vede benissimo nella foto. Esatto. Secondo la tradizione, la corona ferrea altri non è che un cerchio di ferro fatto con uno dei chiodi della Passione di Cristo, di Cristo. Questo è un chiodo recuperato, reso a forma di corona, poi dopo sono state costruite attorno queste placche, che credo che siano di epoca bizantina, mi pare. Sì. Queste placche d'oro che formano, diciamo, un po' custodizione questo cerchio di ferro all'interno. Quindi appunto è una corona simbolo di un regno, ma è una reliquia anche. E quindi, sì, è un simbolo molto antico. Sì. La porta a Vienna.
La porta Vienna, dove nel tesoro imperiale sono custodite tutta una serie di corone, da quella del Sacro Romano Impero a quelle del Regno di Boemia, eccetera. E proprio per il suo valore simbolico, perché era un oggetto strappato all'Italia nella terza guerra d'indipendenza, quindi nel 1866, col trattato di pace del 1867, Vittorio Emanuele II chiede in un articolo proprio specifico del trattato di pace la restituzione all'Italia di questo importante simbolo che serve al nuovo regno, perché bisogna dare una corona al nuovo regno. Ovviamente il re d'Italia non riesce a essere incoronato per i noti problemi con il Papa, ma verrà poi usata questa corona per i funerali dei sovrani, perché la corona ferrea simboleggia quindi il regno d'Italia già dal Medioevo, e quindi usata per il nuovo regno d'Italia verrà. Prima per il funerale di Vittorio Emanuele II al Pantheon e poi per quello di Umberto I verrà appoggiata sul sarcofago del sovrano ed entra nel simbolismo sabaudo, tanto è vero che già nel 1868 con il matrimonio tra Umberto I e la regina Margherita viene fondato l'ordine della Corona d'Italia, che era un ordine civile al merito del nuovo regno, e come simbolo centrale di questa onorificenza c'è proprio la corona ferrea. Poi viene inserita, come vediamo, anche nello stemma personale del sovrano, proprio a simboleggiare che è lo stemma del re d'Italia. Infatti, nello stemma che vediamo sulla destra, che sopra l'elmo che sormonta lo scudo, si intravede la corona ferrea. Quindi questa è Quindi, diciamo la corona. i gioielli della corona italiana non hanno una corona vera e propria come può essere quella inglese, ma c'era questa forte corona simbolica custodita come reliquia nel Duomo di Monza. Peraltro i sovrani italiani non vengono incoronati, quindi il problema della corona. No, non vengono incoronati perché semplicemente quando poi si risolve il problema col Vaticano e quindi si potrebbe pensare a un'incoronazione religiosa, Vittorio Emanuele III, già sul trono da 29 anni, non avrebbe senso fare un'incoronazione. È stata usata per i funerali dei sovrani, però. Allora, in pratica, quindi niente corona, ma in cosa consiste? I gioielli ci sono. In cosa consistono i gioielli della corona italiana? I gioielli della corona italiana consistono in una serie di gioielli femminili usati dalle regine di Casa Savoia. Sono l'evoluzione dei gioielli della corona del Regno di Sardegna, prima del Regno d'Italia, trasformati poi e ampliati notevolmente dalla regina Margherita, prima sovrana d'Italia, che inizia a usarli già quando è principessa ereditaria, perché non esiste una regina d'Italia quando lei sposa Umberto, perché Vittorio Emanuele II era vedovo e sposato morganaticamente, e quindi non essendoci una regina, lei era comunque la prima donna del regno, e il suocero le fa usare quelle che vengono chiamate gioie in dotazione della corona. Ed è un gruppo di gioielli che le regine hanno indossato e che sono state destinate proprio alle sovrane nel passaggio tra monarchia assoluta e monarchia costituzionale, quando si crea la divisione tra il patrimonio della corona e il patrimonio privato dei sovrani e dei membri della dinastia. Questi gioielli sono costituiti da un grosso diadema con le perle, sono le uniche perle, tra l'altro, dei gioielli della corona. Le famosi giri di perle della regina Margherita erano gioielli privati, quindi poi passati ai discendenti. Lo indichi con il Sì, cursore il sì. diadema? Allora, il diadema si Vedo vede. abbastanza bene Sì, comunque. queste sono le ultime foto Poi, scattate allora, poi ai vi spiego gioielli. per quale motivo non ci sono altre immagini, cioè queste sono Sì. le ultime immagini che abbiamo dei gioielli in dotazione alla Corona d'Italia, cioè i gioielli ora che non facciamo spoiler. sovrane, sì, questo è quanto abbiamo come immagini, che non sono, sono in bianco e nero, sono molto, diciamo,
adesso abbiamo la possibilità di vederli, ci sono foto recenti sui libri ultimamente, bellissime. Questo è invece è quello che abbiamo. Sì, sono tutti ammassati, diciamo, nelle loro custodie, che okay, per questioni di spazio ottimizzavano tutto il possibile, tutto lo spazio okay, possibile. Okay. Quindi io ho messo un paio di numeri, ci sono 11 perle a goccia che sormontano il diadema, 64 perle tonde che sono sempre parte del diadema, e poi abbiamo più di 6.000 diamanti. Quindi un numero immenso, una caratura gigantesca, si superano le centinaia di carati se si sommano tutte le pietre, e vengono creati nel giro di una quindicina d'anni per la regina Margherita, ancora quando era ancora principessa, quindi dal matrimonio con quello che era il principe ereditario, fino al 1883, quando per il Natale del 1883, quindi quando era già sovrana, riceve in regalo dal marito il gran diadema, come veniva chiamato, che è quello dei gioielli della corona. Allora, abbiamo date, Margherita Umberto si sposa nel 1868. Sì, e salgono al trono nel 1878. 10 anni dopo, quindi per 10 anni Margherita e Umberto sono principi ereditari. Sono principi ereditari, ma come dire, possiamo dire che sono facenti funzioni non come sovrani, ma sicuramente per una questione di rappresentanza. Beh, lei è la prima donna del regno, le viene affidato la ridecorazione del Quirinale, tutti gli eventi culturali, ma anche quelli mondani della nuova reggia dell'Italia Unita. Uh-huh. Okay. I gioielli sono per esempio abbiamo perso per un attimo, i gioielli sono, dicevi? Ah, dicevo, i gioielli hanno anche un forte valore simbolico, perché per esempio la collana che vediamo sulla sinistra, quindi questa qui più grande, è fatta tutta di doppi nodi Savoia, quindi anche qui di nuovo erose di Cipro, quindi richiamano proprio i motivi decorativi dei collari dell'Annunziata, che erano la massima onorificenza del regno. E oltretutto, come i gioielli di una volta, sono smontabili e quindi si possono montare e rimontare in diverse soluzioni a seconda dell'occasione e del gusto di chi li indossa. Anche perché la moda poi cambia. Non la moda poi cambia, le evenienze cambiano. Quindi, infatti, per esempio, cioè, accessori che erano di moda, non so, la metà, intorno agli anni 60, quando si portavano dei corsage scollati sulle spalle, c'erano le spille da corsage, poi passano di moda e diventano di moda quando il busto si assottiglia, il devant de corsage, quindi queste grandi spille una sopra l'altra che sottolineano la parte frontale del busto. Quindi ci sono proprio tutta una serie di evoluzioni, e questi gioielli così versatili possono essere, diciamo, convertiti e usati in modi diversi. Una cosa volevo specificare, che quando si parla dei sovrane che indossano gioielli, si rischia di cadere nel discorso che sfarzo inutile. No, assolutamente no. Era una diciamo, manifestazione del ruolo, cioè lei rappresentava il regno, rappresentava lo splendore del regno quando si vestiva da regina della nuova nazione, tra l'altro, questa era una nazione emergente. Qualunque nazione, il sovrano, la sovrana si mostravano con apparati di gioielli particolarmente imponenti. L'esempio massimo di questo modo di apparire sarà poi la regina Mary, che farà di questa un'arte. Lei era specializzata nel presentarsi da regina, e Margherita appunto lo fa anche lei in maniera... Assolutamente, perché lei rappresenta una nazione appena nata, che ha velleità di grande potenza, perché l'Italia di colpo compare sulle carte geografiche e fin dai primi anni cerca di
sedersi al tavolo delle grandi nazioni. Quindi ecco anche il valore simbolico di questi gioielli, perché una cosa che non ho detto prima, sono fatti tutti in Italia, quindi rappresentano il livello e la capacità degli orafi italiani. In particolare questi gioielli sono tutti realizzati dalla gioielleria Musi di Torino, che era fornitore della Real Casa già dal 700 ed era specializzata in orologi e gioielli, quindi rappresentano proprio il massimo delle abilità italiane. Poi Margherita era una maestra in questo, perché ha praticamente inventato il Made in Italy, dalle stoffe alla moda, all'arredamento, ha sostenuto anche l'industria automobilistica una volta che è diventata regina madre, quindi insomma hanno anche un forte valore patriottico e nazionalistico da questo punto di vista. Tu mi hai detto che è esistita fino a pochi anni fa e adesso invece è stata assorbita da un altro... Sì, oramai non è più in mano alla famiglia che dal 700 la portava avanti, però esiste ancora, è diventata parte di un gruppo un po' più grande, però non, sì, la boutique storica esiste ancora qui a Torino. Ed era comunque un modo per mettere in evidenza il savoir-faire italiano, ed era, diciamo, questo era uno dei compiti del sovrano, cioè di mettere in evidenza tutto quello che era... Assolutamente, era un'ambasciatrice, di quella che era la capacità, la maestria di qualsiasi produzione italiana. Ricordavamo l'altra sera, quando ci siamo sentiti, che per esempio quando si sono sposati Margherita e Umberto, Vittorio Emanuele II regala alla nuora un diadema, che poi dopo, vabbè, lo vedrete dopo, sarà ereditato dai nipoti. Questo diadema, Vittorio Emanuele II, proprio per farvi l'esempio pratico del cambiamento che introduce Margherita, questo diadema Vittorio Emanuele II lo acquista a Parigi dal famoso Mellerio, che era un grande gioielliere, grande fornitore delle case reali. Ci sono gioielli Mellerio in Spagna, insomma un po' in tutta Europa, nelle case reali di tutta Europa, e Vittorio Emanuele II acquista per la nuora questo diadema, appunto, di Mellerio, che era stato esposto nella vetrina di questo gioielliere in occasione della grande esposizione universale. Quindi pensate il cambiamento di mentalità con Margherita, che invece privilegia i produttori, diciamo, i locali. Quindi cambia proprio completamente il modo di concepire anche la dimostrazione dello sfarzo reale. Assolutamente, in più Margherita genera un indotto, come si direbbe oggi, nel senso che tutte le signore dell'alta società italiana fanno quello che fa la sovrana, di conseguenza iniziano a comprare dalle gioiellerie italiane, non vanno più a servirsi a Parigi, per esempio. Sì. E per dimostrare la versatilità di questi gioielli, come dicevamo prima, per esempio nella foto a sinistra vediamo una giovane Margherita, principessa ereditaria, in un carnevale romano, lei vestita da Margherita di Valois, sua antenata, quindi in costume medievale, e sul vestito ha cucito i gioielli della corona, quindi si intravede sulla gonna, si intravedono i bracciali smontati, e sul corpetto, sul corsage, ha una collana a festoni che faceva parte, quindi incastoni di diamanti, sono diamanti tondi molto di caratura importante, cucita sul corpetto, quindi non usata come collana, a dimostrazione anche dell'estro sia di Margherita ma anche dei gioiellieri dell'epoca, che provvedevano tutta una serie di riutilizzi a seconda dell'occasione. In più, dalla foto di destra, invece, vediamo come Margherita mischiasse i gioielli della corona con quelli suoi personali. Infatti vediamo, oltre ai giri di perle e gli orecchini, riconosciamo il gran diadema che fa parte dei gioielli della corona, e la collana a doppi nodi Savoia, che rappresenta proprio lei personalmente, perché lei era Savoia sia di nascita che per matrimonio, e lei la indossa con una
imponente collana di smeraldi che invece aveva ereditato dal patrimonio personale della suocera. Naturalmente questo modo di vestirsi era, diciamo, caratteristico dell'epoca. Sì, era la moda dell'epoca, assolutamente. Sì. Ok. Stile Madonna votiva. Sì. Margherita, infatti, aveva un rapporto molto personale e viscerale con questi gioielli. Parliamo di, diciamo, dove li teneva questi gioielli. Esatto. Come gestiva questa proprietà, questo uso di queste gioie che facevano parte del patrimonio della corona. Sì, Margherita li aveva sempre a portata di mano, soprattutto quando era a Roma, però anche quando andava in villeggiatura, per esempio a Monza, perché comunque anche lì aveva vita di corte, vita ufficiale, quindi dove rappresentava lo Stato portava i gioielli della corona e li teneva insieme ai suoi gioielli privati in questo tavolo, che ancora oggi fa parte del patrimonio del Quirinale, che ha il piano in vetro, dove, in modo che lei potesse, diciamo, ammirarli costantemente. E tutti esposti, praticamente un espositore dell'Ottocento. E questo tavolo, lo si vede bene dalla foto in bianco e nero, era al centro della sua camera da letto al Quirinale. Quindi lei aveva questo, diciamo, questa custodia, potremmo definire di lusso, formato extra large in camera da letto, e bastava aprire il cassetto e servirsi. Oggi questa sala del Quirinale è l'anticamera, lo studio del Presidente della Repubblica, e come si vede dalla foto in basso è molto diversa dall'epoca. Però il tavolo, nonostante i gioielli non ci siano più custoditi all'interno, fa ancora parte della dotazione della Presidenza della Repubblica e, da quello che ho capito, attualmente custodisce dei libri che comunque erano appartenuti alla regina, che l'ha commissionato. Ok, quindi il tavolo era stato commissionato personalmente da Margherita. Personalmente da Margherita, è stato realizzato in stile barocco, ma è dell'epoca di Margherita. Allora, omicidio di Umberto I, Monza, ormai 29 luglio. Viene assassinato a Monza, e quindi sale al trono un nuovo sovrano, il figlio, Carlo III. E che cosa succede con i gioielli che aveva in uso, in custodia, in uso, Margherita, che passa da regina regnante, regina consorte, no, regnante consorte, a regina madre, quindi con un ruolo completamente diverso? Sì, in pratica succede che la regina, come ho detto prima, aveva i gioielli con sé a Monza, proprio perché Monza veniva definito il Quirinale in villeggiatura. E il re muore. La reggia di Monza. Sì, alla reggia di Monza, che era la residenza principale delle villeggiature reali di Umberto I e Margherita, da cui poi comunque facevano escursioni fin sulle Alpi. Cosa succede? Il 29 luglio muore il sovrano, muore Umberto I perché viene assassinato, e Vittorio Emanuele III non si trova, il nuovo sovrano non si trova perché è in crociera sul suo yacht personale con la moglie Elena per il Mediterraneo, vicino alle isole greche, e ci mettono qualche giorno a trovarlo. E una volta che sbarca, se non ricordo male, in Calabria, risale tutta l'Italia in treno molto velocemente, e appena proprio giunge alla reggia di Monza, dopo aver visto la salma del padre, la regina Margherita consegna il cofanetto che custodiva le gioie della corona alla nuova sovrana in carica. Lei fa un passo indietro e ovviamente mantiene i suoi gioielli privati, ma quelle che erano le gioie della corona, quindi in uso esclusivo alla sovrana, le consegna alla nuora. E in più abbiamo questa testimonianza, che io ho riportato nella slide, firma proprio
una ricevuta, nel senso di suo pugno scrive che le gioie della corona sono state consegnate a sua maestà la regina Elena, mia nuora, indicando il giorno e il luogo. Quindi un documento, ovviamente poi firmato, quindi un documento interessante, spiega l'ufficialità di questi gioielli. E questo segna un po', questo passaggio scritto, contabilizzato, segna un po' l'inizio di una diversa gestione delle gioie, della corona, dei gioielli della corona. Perché? Esattamente. Perché li userà in modo diverso. Esatto, Elena non ha il rapporto, diciamo, di amore e di passione che ha la suocera per i gioielli in generale, li considera, lei dedica, esatto, lei li usa come simbolo del suo ruolo, ma nulla di più, non ha un rapporto intimo, si potrebbe dire, con i gioielli come aveva Margherita. E quindi in più il nuovo sovrano è un sovrano che, al contrario dei genitori, non ama la grandeur, non ama la vita di corte, è molto ligio a quelli che sono i suoi doveri costituzionali e di conseguenza vede le gioie della corona, come anche tutte le altre proprietà della corona, non quasi come una costola del suo patrimonio privato, ma come un bene della nazione. Di conseguenza i gioielli della corona lasciano per sempre il tavolo di cui parlavamo prima, dove venivano custoditi in camera da letto della sovrana, e vengono consegnati alla custodia del ministro della Real Casa, che era un po' l'amministratore del patrimonio della corona e nonché il massimo... Diversa. Sì, c'è una gestione istituzionale. Situazione in questo caso. Cambia proprio tutto l'iter di custodia, perché non solo sono consegnati a questa figura che è il tramite tra il sovrano e il governo, ma sono custoditi in una cassaforte, la numero 3 del Quirinale, e ogni volta che la regina deve indossarne anche solo un pezzo, quindi anche solo una spilla o gli orecchini o anche di più pezzi, deve il sovrano su carta bollata fare richiesta al ministro della Real Casa dei gioielli in questione, e una volta che li ottiene firma una ricevuta che gli verrà poi riconsegnata alla restituzione dei gioielli, e quindi quando sono di nuovo al sicuro in cassaforte. Senti, non te l'ho chiesto l'altra sera, tutta questa documentazione, questa contabilità è rimasta, cioè tra i documenti il caso che voglia, oppure sulle posizioni? Ma io penso che si trovi all'archivio di Stato centrale di Roma o all'archivio storico della Presidenza della Repubblica, anche se penso, propendo più per l'archivio di Stato, perché l'archivio storico della Presidenza ha più materiale riguardante il Palazzo del Quirinale propriamente, quindi quella che è l'amministrazione. Comunque la sovrana li usa esclusivamente per le cerimonie di Stato, le visite di Stato. Anche la regina Elena, qui abbiamo una foto dell'inizio del Novecento a sinistra e della fine degli anni 30 a destra, vediamo che nonostante cambi la moda, lei non modificherà mai quelli che erano i gioielli della corona, quindi impostati dalla regina Margherita, come li aveva lasciati Margherita, rimangono fino alla fine, perché proprio perché Elena non ha la passione, il rapporto che ha la suocera con i gioielli, quindi non fa montare e rismontare, e quindi rimangono esattamente come li ha lasciati. Ci sono proprio gli inventari dei vari passaggi in cui i pezzi sono sostanzialmente identici. Se pensiamo agli stessi anni, perché parliamo dei primi 20 anni, 30 anni del Novecento, quante sono le epoche in cui la regina Mary in Inghilterra si fa realizzare di tutto, monta, rimonta, diademi di ogni tipo, di ogni genere. Se pensiamo alla Spagna, lo stesso, che in questo periodo è l'inizio del regno di Vittorio Eugenia, della nonna di Juan Carlos,
che si fa fare un sacco di gioielli, gliene vengono regalati per il matrimonio, e aveva un patrimonio di gioielli in generale, sottoir, collier, diademi, a cui dava un gran giro. E se poi dopo arriviamo fino all'impero russo, che era l'apoteosi, e tra l'altro il periodo in cui fanno fare la fortuna dei grandi gioiellieri, Cartier e via discorrendo, insomma. Quindi proprio in Italia c'era un modo di minimalismo quasi. Sì, è un minimalismo di Elena, che tra l'altro non ha mai gli orecchini. Elena e anche di Vittorio Emanuele III, che comunque... Sì, però attenzione, loro dal punto di vista privato, per esempio la regina Elena non ne commissiona praticamente per sé, appunto, però per le figlie ne commissiona parecchie. Oppure gli altri rami di casa Savoia in quel periodo, per esempio anche dopo la rivoluzione russa, alcuni pezzi russi vengono comprati, però quindi loro non hanno questo desiderio di mostrare. No, Vittorio e Elena no. No, sono considerati un orpello della sovranità, quindi un obbligo indossarli nelle funzioni di Stato. Nelle funzioni private la regina Elena preferisce appuntarsi sul petto dei fiori, che generalmente le raccoglieva il marito alla mattina presto, che faceva regolarmente una passeggiata. Però anche per esempio il rapporto che ha la regina Elena con i gioielli suoi, anche quelli privati, personali, lei per il matrimonio sia dai suoceri che dal marito riceve dei pezzi molto importanti, tra cui la collana che vediamo nella foto di sinistra, il girocollo. Durante la Prima Guerra Mondiale il governo italiano chiede un contributo alle donne del regno per pagare lo sforzo bellico, e la regina Elena dona tutti i suoi gioielli privati, tutti. Okay, quindi i suoi due diademi personali, diademi di esmeraldi con cui è stata ritratta all'inizio del matrimonio, esattamente, il diadema di esmeraldi, esatto. E poi anche un diadema di diamanti che era in parure con la collana che indossa nella foto a sinistra, lei li dona allo Stato, che ovviamente li fa smontare e, rivendendo i pezzi, paga quello che lo sforzo bellico, e per dare anche l'esempio alle donne italiane. Questo era una cosa che non... mi chiedevo che fine avesse fatto, appunto, perché c'è un famoso ritratto di Elena dei primi anni del matrimonio molto bello, lei leggermente di profilo con questo enorme diadema di smeraldi. Che a Margherita sarà venuto un colpo, perché lei aveva smontato un suo gioiello di smeraldi, un pezzo di una sua parure di smeraldi per far montare questo diadema, e quindi... Però, insomma, è proprio una filosofia completamente diversa. Una filosofia completamente diversa, esattamente. Andiamo alla guerra, alla Seconda Guerra Mondiale. Alla Seconda Guerra Mondiale, invece, i gioielli della corona corrono il loro primo pericolo, diciamo, il primo loro serio pericolo, ovvero quando, dopo l'8 settembre del 43, la corona e il governo lasciano Roma e si trasferiscono a Brindisi, c'è l'ordine perentorio di Hitler da Berlino, oltre che di uccidere i membri del sovrano e catturare i membri della famiglia reale, anche di trovare assolutamente i due più importanti tesori della famiglia reale italiana. Uno è la Sacra Sindone e l'altro sono i gioielli della corona. Si crea un'equipa apposta di nazisti delle SS per cercare questi gioielli, che inizialmente ovviamente vanno subito a cercare al Quirinale, alla cassaforte numero 3, ma non si trovano. E allora iniziano a dire, anche per una questione di propaganda, che il re è scappato con i gioielli, come dire, è scappato con la cassaforte. Ovviamente il sovrano, proprio anche per non dare l'idea di una fuga dove si portava via i gioielli di famiglia, aveva affidato, come per tutto il suo regno, la custodia di questi gioielli ai funzionari del Ministero della Real Casa, che in un primo momento aprono una cassetta di sicurezza alla Banca d'Italia, dove custodirli, poi a nome di un funzionario, immaginando che comunque le SS
sarebbero riusciti a perquisire il caveau della Banca d'Italia, già con Roma occupata, decidono di trasferire questo cofanetto che custodiva i gioielli della corona e di, proprio anche a questione, per una questione simbolica, di come dire, murarli in una nicchia, quindi nasconderli in una nicchia dei sotterranei della Manica Lunga del Quirinale. Quindi si può dire che anche nel momento in cui i vertici dello Stato non erano a Roma, i gioielli della corona erano dentro quella che era la Reggia d'Italia. E i nazisti non li hanno mai trovati, fortunatamente non sono riusciti a metterci le mani sopra, altrimenti sarebbero andati perduti. E nel 44, quando Roma torna, diciamo, in mano italiana, e il luogotenente, quindi già Umberto, che poi sarà Umberto II, rientra al Quirinale, fa cercare i gioielli e si ritrovano esattamente intatti come lasciati, fortunatamente salvi dalla follia nazista. Allora, sappiamo che Umberto sarà re tanto per neanche un mese. Maria José non indosserà mai questi gioielli, se non erro, no? Esattamente, sì, perché lui tecnicamente il suo regno dura un mese, poi possiamo dire che praticamente dura un paio d'anni, perché lui dal 44 fa le funzioni del capo di Stato, okay, e però, luogotenente. Però che non era il periodo dei grandi ricevimenti. I gioielli della corona possono anche essere indossati in funzione minimal, magari anche solo una collana o un bracciale, però, o una spilla, però diciamo che proprio perché c'era ancora una regina in carica che non era a Roma e che era la madre di Umberto, Maria José non li indossa. Avrebbe potuto indossarli dopo l'abdicazione del suocero, ma è durato un mese il regno di Umberto, e quindi non c'è stata occasione. Maria José non li ha mai indossati. Allora, 2 giugno 1900, sono andato avanti. Indietro. Ok, ecco. 46, referendum. 5 giugno, cosa succede? Il 5 giugno, il ministro della Real Casa, Falcone Lucifero, si presenta alle ore 17, come dice il verbale, alla sede della Banca d'Italia, la sede centrale a Roma, con il cofanetto dei gioielli della corona che abbiamo visto all'inizio. Esatto, sono le foto dell'inizio della presentazione e soprattutto all'ordine del re di consegnarli a chi di dovere, nel senso che essendo quelle proprietà dello Stato ed essendo in quel momento la situazione ancora non ben definita, perché il 5 giugno non si sapevano ancora esattamente i risultati, che si sapranno poi in modo definitivo solo il 18, il sovrano, considerando queste proprietà in dotazione alla corona, quindi di proprietà dello Stato, li consegna a quella che in quel momento era l'istituzione terza e garante delle proprietà dello Stato, quindi la Banca d'Italia. Le consegne viene stilato alla presenza del governatore della Banca d'Italia, che all'epoca era Einaudi, l'inventario che ci permette, l'ultimo inventario dei gioielli della corona, dove i pezzi sono descritti singolarmente, dove vengono indicati i carati, le montature, e questo è un fatto molto importante, perché da quel momento i gioielli sono custoditi e sigillati nel caveau della Banca d'Italia e non sono più usciti. Ok, quindi vengono quel giorno questi gioielli custoditi, raccolti tutti insieme in questo cofanetto, quindi smontati e messi dentro un cofanetto, arrivano alla Banca d'Italia, vengono depositati, e da quel giorno non li ha praticamente visti quasi più nessuno, quasi, poi vi diciamo chi in effetti pare che li abbia visti. Allora, questi sono i gioielli in dotazione alla corona, cioè quelli che vengono passati, quelli che in spagnolo si chiamano le joyas de pasar, no? Neanche, perché quelle sono private.
Sì, forse possono paragonare a quelli che sono i gioielli della corona danese o inglese. Quelli che vediamo gioielli... Ma anche quelli inglesi, no, forse più quelli danesi che sono custoditi a Rothborg, perché quelli della corona inglese in realtà, quelli che sono a Torre di Londra, sono i gioielli dell'incoronazione. In Inghilterra non esistono in realtà dotazioni, cioè i gioielli. No, perché in Inghilterra è ancora molto labile la differenza tra patrimonio privato del sovrano e patrimonio della corona. I gioielli che vediamo addosso alla regina non sono i gioielli, anche se alle volte vengono erroneamente definiti gioielli della corona, in realtà sono patrimonio personale di Sua Maestà, cioè sono suoi personali. Alcune cose sono più o meno vincolate, diciamo. Alla Royal Collection, sì. Sì. Sono vincolate tipo la spilla, quella di zaffiri regalo di Alberto, cioè alcune cose, il diadema di Giorgio IV sono vincolate alla Royal Collection, però la maggior parte sono un patrimonio sono proprietà personale della regina. I Cullinan sono proprietà della regina, per dire, i Cullinan, quelli, diciamo, sì, quelli, diciamo che effettivamente si possono paragonare alla parul di smeraldi dei gioielli della corona danese. Sì. Dunque, quindi vengono chiusi in questo cofanetto e spariscono nella banca, nel caveau della Banca d'Italia. Esattamente. Ecco, una cosa che non abbiamo spiegato, che forse davamo per scontata, appunto, la parola dotazione della corona vuol dire che è il patrimonio che viene, diciamo, concesso dallo Stato alla corona per esercitare le sue funzioni. Certo. E si parla di gioielli, palazzi, mobili, documenti, tutto ciò che serve, che serve per fare il capo di Stato in un regno. Oggi c'è l'erede della dotazione della corona e la dotazione della presidenza della Repubblica, certo, che infatti ha in gran parte questo materiale. Il Quirinale è perché è la dotazione, cioè perché è presidente della Repubblica e quindi è la sua residenza. Poi non so se risiede al Quirinale in realtà. Però... Sì, lui risiede, altri presidenti non risiedono. Usano, adesso mi viene in mente, non lo so, il Fort Besançon, che dove tu vai in vacanza vicino, che conosci bene, è la residenza dei presidenti francesi, che quindi usano come diciamo luogo di vacanza del periodo in cui sono in carica, usano usano anche, c'è anche una residenza a Versailles, la famosa Lanterna, so, per dire che non solo gli italiani hanno una dotazione, anche i capi di Stato. Ok, queste sono le dotazioni. Senti, comunque in Savoia, diciamo che abbiamo visto nelle immagini, nelle foto, sappiamo che hanno anche una serie di privati che sono proprio tutt'altra cosa. Esattamente, distinzione dai gioielli della corona, ci sono i gioielli privati. I gioielli privati, io qua ho fatto una selezione, ma proprio... questi sono i gioielli privati del ramo principale di quella che è la, diciamo, di quelle che era la regina Maria José. Ok. Siamo in epoca Maria José, quindi proprio l'ultima regina d'Italia, e vediamo per esempio in alto a sinistra quello di cui parlavi prima, il diadema di Mellerio, realizzato a Parigi e donato alla regina Margherita dal suocero per il matrimonio, per esempio. Elena non so se l'ho mai vista con foto con queste, però Elena non l'ha mai indossato, per almeno noi non l'ho, io non ho mai visto foto di lei, però so che erroneamente si dice che Umberto II avesse ereditato tutti i gioielli della nonna. Non è vero, perché Maria José questo diadema qua lo indossa solo dopo la morte della regina Elena, il che fa supporre che l'abbia ereditato dalla suocera e non dalla nonna del marito. Quindi, insomma, i gioielli privati sono
forse anche da certi punti di vista storici più affascinanti, perché ci permettono di ricostruire passaggi e parentele, quindi alcuni arrivano dal Belgio, altri arrivano addirittura da Napoleone, dalla Russia, insomma, ci sono una serie di Facciamo pezzi un velocissimo discorso su quello a sinistra. Abbiamo detto che è quello di Mellerio, che è il dono di nozze di Tuan Malele II alla nuora. Esatto. Sotto c'è una coroncina, diciamo, stile. Impero. Ma no, Questo. questo qui addirittura io ho la sensazione che sia posteriore, sia neogotica No, no, di è di epoca proprio impero, perché quel gruppo. sì, era della figlia di Era della di Stéphanie Stéphanie de Beauharnais, de Beauharnais. Sì. però era una nipote di Josephine, però Però vedendola da vicino a questi elementi qui tra le punte sono palmette molto impero, molto Carlo X si direbbe anche, quindi sì, magari se non è impero sono gli anni subito dopo, insomma. poi saltiamo il centrale, andiamo a destra, è un diadema, Questo è un diadema realizzato da Fabergé Sì. per i duchi di Leuchtenburg. Addirittura i pendenti centrali, le gocce di diamanti erano state regalate dallo zar Alessandro I all'imperatrice Josephine all'epoca del divorzio da Napoleone. E giunge, Sono delle briolette di diamanti. esattamente, giunge a Maria José per via ereditaria, perché lei lo eredita dal fratello Carlo Teodoro. Nel 1983, mi sembra, e non lo indossò mai, perché i genitori, quindi la regina Elisabetta e il re Alberto del Belgio, l'avevano acquistato dopo la rivoluzione russa, quindi quando la nobiltà russa e la famiglia imperiale, i superstiti, svendevano questi pezzi famosi. Poi abbiamo Poi, sotto, sì, scusa, al vai, vai. centro quello più importante, che è anche quello, diciamo, visivamente più Sì, noto. è forse il più iconico, è un'opera di Musy, quindi anche lì rappresenta la maestria italiana, soprattutto per la montatura, che all'epoca, pur avendo un design, diciamo, rococò, quindi molto tradizionalista, era avveniristico da un punto di vista tecnico, ed era stato realizzato per la regina Margherita quando lei era già vedova, per la nascita del nipote Umberto. Il Quindi nel battesimo, 1904, questo diadema è del del 1904. nipote, si fa fare un diadema. Che ti fai? Che fai? Faccio un diadema per il battesimo. Esatto. Diadema che siamo sempre lì, come dicevamo prima, per la versatilità dei gioielli, si può montare in 7 modi diversi. Questo è straordinario, perché veramente se vedete le foto non vi capacitate come sia possibile vederlo in tutte queste versioni. Perché è Sì. E davvero un gioiello straordinario per come è concepito. Margherita, proprio perché l'ha commissionato per la nascita del nipote, dell'adorato nipote, oserei dire, lo lascia poi in eredità al nipote, che lo regala alla moglie Maria José già il giorno delle nozze. Tanto è vero che Maria José si sposa con questo diadema in una versione molto aperta, che quindi sembra quasi una corona. E a sua volta lei, dopo la morte del marito, lo regalerà al figlio Vittorio Emanuele, che è l'attuale proprietario di questo imponente gioiello. Per esempio, invece, pezzi storici molto importanti anche che ho messo in queste foto, e questa è una parte, questa in basso, una parte di una parure di diamanti e tormaline rosa, che apparteneva alla moglie del re Carlo Alberto, quindi a Maria Teresa di Asburgo-Lorena di Toscana, che era stata regina di Sardegna, e che poi è passata ai Savoia-Genova, perché il suo secondo genito era il duca di Genova, nonché papà della regina Margherita. Quindi anche attraverso Margherita, nel ramo principale, rientrano anche tutta una serie di gioielli storici della dinastia. Questa parure comprende anche un diadema Un e diadema, due bracciali, la collana, in più le pietre, ricordate, è la parure queste di Genova. intercambiate.
problema che ha indossato Clotilde Curò quando si è sposata con Emanuele Filiberto. Esattamente. Invece un pezzo anche molto importante è questo smeraldo che vediamo sulla destra, che faceva parte, era il pezzo centrale di quella imponente collana che abbiamo visto prima nella foto di Margherita, e questo è un gioiello che apparteneva alla regina Maria Adelaide, quindi alla moglie di Vittorio Emanuele II, ed era, aveva una provenienza asburgica, perché, cioè austriaca più che altro, perché Carlo Alberto l'aveva regalato alla nuora per le nozze, acquistandolo già un gioielliere di Vienna. E quindi ci sono tutti questi passaggi. Adesso purtroppo la maggior parte di questi pezzi è stata venduta alle aste e si trova oggi. Un veloce riassunto: il diadema Mellerio dovrebbe essere ancora a Tokyo. Il diadema Mellerio dovrebbe essere a Tokyo all'Albion Art Institute. Okay. Il diadema, questa coroncina, è in un museo del Baden. Ok, perché veniva appunto, diciamo, è nel Baden perché veniva diciamo, da una granduchessa di Baden. Baden, ok. Il diadema Fabergé a destra è stato acquistato, se non sbaglio, da dei collezionisti americani dovrebbero averlo dato in comodato d'uso allo Smithsonian. Okay. Il diadema di Musi è ancora in mano a Vittorio Emanuele. Sempre in mano ai discendenti abbiamo anche la parure di Zaffiri. Accendiamo velocissimamente che doveva venire a una mostra nel 2009. Sì, a Venaria, ma poi invece c'è stata una grossa polemica e insomma alla fine non lo prestò, però è rimasto rimaste le fotografie, per fortuna, ed è la copertina del catalogo, era il manifesto, però lui poi alla fine non l'ha prestato. Sì, pochi giorni prima, se non ricordo male. E invece, per esempio, appunto, dicevo, la parure di Zaffiri che abbiamo in basso, collana, anello e orecchini, appartiene ancora oggi alla principessa Maria Gabriella, anche lei ereditata ovviamente dalla madre. Quello di Fabergé e la coroncina sono stati venduti all'asta per pagare le tasse di successione, insomma, che è una cosa. Sì, di Maria José, okay. Proprio da Maria Gabriella, perché i fratelli avevano rinunciato all'eredità della madre e lei, per evitare la dispersione di tutta una serie di patrimonio culturale familiare, per finanziare sia le tasse di successione che la fondazione Umberto II e Maria José di Savoia, che raccoglie la memoria storica della dinastia, ha venduto questi pezzi che non erano prettamente sabaudi. All'epoca che l'avevo incontrato, la principessa Maria Gabriella aveva chiesto di questi gioielli, spiegato che la madre non amava i gioielli, in realtà non era una grande appassionata, e in particolare questi due gioielli non venivano da casa Savoia, quindi non aveva per lei senso conservarli nel patrimonio di casa Savoia, ecco. Questo. Sì, diciamo che li ha considerati sacrificabili. Sì, io avrei tenuto quello di Fabergé, comunque vabbè. Ma io li avrei tenuti tutti, però è un altro discorso. Quello di Fabergé ci sono dei video, quando è stato messo all'asta. Sì, è molto luminoso. Che sono stati rifatti, li trovate ancora su YouTube, perché fatti da credo che sia stato venduto da Christie's o da Sotheby's, nel 2007. Ecco, e ci sono dei video che proprio le mostrano a 350 gradi, ed è una bellezza che non si può vedere, anche perché queste gocce violette sono muovono, appese al centro di... Sì, sono dei pendenti a tutti gli effetti, di conseguenza seguono il movimento del capo. Queste ogive hanno al centro questa violetta che si muove. Ok. Qui appunto vediamo, volevo far vedere i giri di perle.
Sento un rientro di rumore, non so se da te, da me, boh, non lo so. Ok. Comunque si vede benissimo il diadema di Musi in queste foto, sia sulla regina Margherita, già da vedova ovviamente, che sulla regina Maria José a destra, mentre al centro abbiamo il diadema di smeraldi di cui parlavamo prima della regina Elena, che è stato donato dalla sovrana per finanziare la prima guerra mondiale allo Stato. E vediamo anche la collana di cui prima si vedeva il pendente centrale che lei indossava in parure con questo diadema. Okay. La collana, siccome era un pezzo storico della dinastia, montato ancora nella forma originale, non è stata regalata dalla regina Elena allo Stato per finanziare la guerra, ma è stata mantenuta nella forma originaria fino alla morte di re Umberto. Poi i figli, nella spartizione ereditaria, ognuno si è preso uno smeraldo, chi l'ha venduto, chi se l'è tenuto. Comunque non era questa cosa che Elena regala i suoi gioielli per finanziare lo sforzo bellico, sostenere lo sforzo bellico, non era una cosa inusuale. Mi viene in mente il patrimonio dei re di Francia, che ha avuto alti e bassi per secoli, perché i gioielli erano considerati un bene rifugio, per cui venivano acquistati, se andava bene si conservavano e rimanevano lì e potevano essere utilizzati, indossati, eccetera, eccetera. Diciamo che erano considerati un bene mobile. Un bene mobile. Bene rifugio / mobile, cioè quando c'era bisogno venivano sacrificati. È famosa questa parte, i gioielli proprio da indossare, ma sono famosi i mobili d'argento della Galerie de Glace di Versailles, che fatti fare per Versailles verranno poi sacrificati in occasione di una delle guerre di Luigi XIV, ma poi anche insomma tanti gioielli proprio che restando a casa nostra è praticamente impossibile nella dotazione della corona italiana trovare un pezzo d'argenteria che sia, o comunque raro, che sia anteriore al periodo napoleonico, perché durante, ancora prima che arrivasse Napoleone, per finanziare la guerra di Napoleone viene fusa tutta l'argenteria reale. Di conseguenza, quando poi nella restaurazione Vittorio Emanuele I e Carlo Felice tornano sul trono, ricommissionano tutta una serie di apparati di argento, sia per le tavole reali che per gli altari di corte, anche per l'altare della Sindone, per esempio. Quindi, andiamo avanti. Gioiello. Anche i rami della dinastia, anche gli altri rami della dinastia avevano quelli che erano i loro gioielli personali. Questo è il ramo Aosta, vediamo sulla destra un'imponente tiara con il nodo di Savoia che viene realizzata sempre da Musi a Torino. Sulla sinistra, che viene realizzata da Musi per il matrimonio di Elena d'Orléans con il duca d'Aosta Emanuele Filiberto. E questo diadema ancora oggi è nelle mani del nipote Amedeo, però leggermente modificato, come lo vediamo in basso, è portato anche dalla moglie Silvia, perché negli anni 60, nel 64, Amedeo lo fa rimontare in occasione del suo primo matrimonio, mantenendo comunque il valore simbolico del diadema, perché ovviamente le pietre sono le stesse, mantiene il simbolo araldico dei nodi e anche il simbolo invece nazionale delle stelle, che rappresentano un po' quella che era la Stella d'Italia, uno dei simboli dello Stato italiano, ancora oggi lo abbiamo nello stemma della Repubblica, per esempio. Mentre invece altri gioielli del ramo Aosta prendono altre strade, come per esempio, sempre guardando la foto centrale di Hélène d'Orléans, vediamo una collana di smeraldi che era appartenuta alla suocera, quindi alla prima duchessa d'Aosta, indossata, è andata per via ereditaria all'altra nipote, quindi a Margherita
di Savoia-Aosta, che ha sposato Roberto d'Austria d'Este, e a sua volta la indossa oggi la nuora, quindi la principessa Astrid del Belgio. Quindi vediamo un gioiello sabaudo che attraverso passaggi ereditari passa prima agli Austria-Este e attualmente alla principessa, a una principessa del Belgio. Mm-hmm. Ok. Mentre il gioiello che vediamo in basso a destra, quindi è una collana di diamanti e perle, sempre appartenuta alla prima duchessa d'Aosta, che può essere montato anche a diadema, è oggi di proprietà della principessa Maria Gabriella. E per finire ancora l'ultimo ramo della dinastia sono i Savoia-Genova. Sui loro gioielli si sa un pochino di meno perché erano un ramo molto riservato. Negli anni comunque diversi pezzi sono stati venduti, probabilmente o dall'ultima discendente o da alcuni discendenti per via femminile che li avevano ereditati, e quindi abbiamo anche comunque delle testimonianze di quelli che erano i gioielli privati di questo ramo secondario. Gioco in casa, perché questo diadema, anche se Alessandro poi abbiamo discusso sul fatto di come è passato per linee ereditarie, però diciamo questo diadema è conosciuto, è chiamato il diadema Ancona, e sì, perché dovrebbe essere appartenuto ai duchi di Ancona. Insomma, per chi non lo sapesse, io sono di Ancona, quindi me lo sento un po' vicino, ecco. E oggi è di proprietà della duchessa di Castro, che l'ha acquistato all'asta. E l'ha indossato molte volte, in particolare al matrimonio dei principi ereditari di Danimarca nel 2004, se ti ricordi. Anche dopo, però la foto... Anche dopo, per alcune foto ufficiali, però penso l'abbia comprato proprio per quell'occasione. Però insomma, la foto che mi ricordo bene di lei con questo diadema è il matrimonio, nel 2004, il matrimonio di Frederick di Danimarca. Allora, adesso le cifre reali, ok. Sì, no, per come diciamo a completare quelli che erano i gioielli legati alla corte sabauda, ci sono anche le cifre reali, ovvero le cifre in diamanti che venivano date alle dame e ai gentiluomini di corte dei singoli membri della dinastia, quindi col monogramma e la corona del principe o del sovrano. È il manto di corte. Queste sono tutte di epoca, diciamo, degli anni 30, quindi anche a dimostrare che ancora negli anni 30 la corte, pur essendo già morta la regina Margherita ed essendoci da 30 anni una regina che oggi definiremmo molto minimal, nelle funzioni ufficiali manteneva ancora la sua fastosità. Ok, ascolta, torniamo adesso indietro, facciamo un passo indietro. Allora, i gioielli della corona sono alla Banca d'Italia dal 1946, non li vediamo più dal 1946. Questa, dicevamo, è l'unica foto che possediamo, perché non sono più, cioè, sono stati fotografati per la consegna e poi non sono stati mai più visti. Cosa è successo? Perché non li vediamo più, perché non sono mai più stati tirati fuori e magari esposti. Cioè, noi ci siamo fatti l'altra sera, tutto un piccolo riassuntivo, ci siamo fatti la domanda perché e ci siamo dati delle risposte che riassumiamo. Sì, allora, diciamo che non sono stati più visti ufficialmente, non perché non esistano, ma perché la proprietà viene considerata dubbia dalla Banca d'Italia. Ovvero la Banca d'Italia dice... Il motivo ufficiale è che la proprietà... Sì, il motivo ufficiale, ogni volta che
sia membri della dinastia come la principessa Maria Gabriella, sia giornalisti che si sono interessati alla vicenda hanno chiesto perché non vengono esposti. La risposta ufficiale della Banca d'Italia è che la proprietà è dubbia, perché il sovrano Umberto II, quando li ha consegnati, ha detto a diritto di chi di dovere, o ad uso di chi di diritto, insomma. È stato vago nella forma. Peccato che si può dire che per tutto il Regno d'Italia sono stati utilizzati come beni ed erano definiti come beni in dotazione alla corona, quindi proprietà dello Stato. Nonostante, una cosa che non abbiamo detto, per la loro realizzazione la regina Margherita abbia spesso usato anche quelli che erano i suoi fondi personali o i suoi altri gioielli personali dati a saldare i conti alla gioielleria. Di conseguenza non sono stati quello che potremmo dire oggi usati fondi pubblici per la loro realizzazione, però la dinastia li ha sempre considerati di proprietà dello Stato, tanto è vero che il sovrano, quando sta per pensando di partire per l'esilio, li consegna allo Stato italiano, alla Banca d'Italia, mentre i gioielli personali e privati partono in esilio con la famiglia reale. Di conseguenza, già qui è chiara l'indicazione di quella della corona. In più, possiamo anche dire che taglierebbe la testa al toro la disposizione della Costituzione, che ha fatto sì che tutto il patrimonio privato sia stato avvocato della famiglia, del sovrano, sia stato avvocato allo Stato. Di conseguenza, i dubbi che questi gioielli siano proprietà dello Stato sono, diciamo, sono incontrovertibili. Quindi, di conseguenza, si può dire che la Banca d'Italia non si muove senza il Quirinale, e il Quirinale probabilmente non ha alcun interesse a tirarli fuori dal cavò e a esporli. Di conseguenza sfruttano questa diciamo, dichiarazione ufficiale sulla proprietà per tenerli lì e farli cadere nel dimenticatoio. Però mi dicevi che c'è stata una ricognizione, no? Sì, perché allora io no, ho saputo che la principessa Maria Gabriella per i suoi libri avrebbe avuto piacere di fotografarli, in modo da creare delle foto diciamo aggiornate e non più queste qua del 1946. Questo libro in particolare, che è quello delle Quattro Gioielli dei Savoia. Esattamente, però purtroppo si è sentita come dire, opporre un rifiuto dal governatore della Banca d'Italia dell'epoca, che se non ricordo male era Draghi. Però lei è poi riuscita a sapere, da quello che ho capito, per vie traverse, che in teoria Draghi, proprio perché ha forse incuriosito o perché comunque è un bene dello Stato, ha affidato a Bulgari la ricognizione sui gioielli, sullo stato di salute dei gioielli, e lei è venuta a sapere che i gioielli, comprese le perle, che oramai sono al buio da più di 70 anni, sembrano godere ancora di ottima salute, quindi non solo ci sono, ma sono ancora intatti. Bulgari, non sappiamo chi di Bulgari è, se un esperto, insomma, qualcuno di Bulgari, o io non ho idea. In teoria, comunque, Bulgari li ha visti. Fiducia di Bulgari ha visto questi gioielli, quindi noi siamo molto invidiosi. Sì. Ah, una cosa che non ho specificato prima è che sono molto, di sicuro, molto luminosi, perché a parte le perle del diadema sono tutti diamanti, non ci sono pietre colorate. Scrive una persona che ci sta seguendo, Alessandra, ne uscirebbe una mostra bellissima. È esattamente questo il principio, cioè come tutte le altre nazioni hanno hanno valorizzato i gioielli che fanno parte del loro, non dico della corona, ma del loro patrimonio storico, culturale, artistico, perché i gioielli sono arti decorative, sono considerati, cioè, al Louvre c'è la Galleria d'Apollon che è stata recentemente riaperta, riallestita, e ci sono i gioielli, ci sono tutti i gioielli storici francesi.
sappiamo, Alessandro, perché insomma, abbiamo visto tu una mostra, io l'altra, che è la Queen's Gallery, quando vengono organizzate mostre tematiche c'è sempre anche uno o più gioielli, ci sono. Sì, la regina Elisabetta presta anche i suoi personali. Certo, quindi... a quella di Cartier sono stati prestati dei gioielli di Elisabetta, insomma. Quindi c'è un grande interesse, ci sarebbe veramente un grande riscontro, ci sarebbe veramente avrebbero un grande risalto. Del pubblico. Forse questo grande risalto è quello che si vuole evitare. Sempre quando si parla della dinastia italiana. Sì, probabilmente possiamo dire in modo elegante che manca la volontà politica di esporli. Sì. Sarebbe ed è veramente un gran peccato perché questo è patrimonio artistico, è un patrimonio artistico, con un quadro, con un dipinto, con una scultura. Sia chiuso in cassaforte, è veramente un grande vedere. Ma infatti la maggior parte degli italiani non conosce. Al netto delle valutazioni storiche, politiche, morali, ma considerando esclusivamente il valore artistico, è veramente un peccato. Assolutamente sì. Anche perché si parla tanto di beni culturali, questo a tutti gli effetti è un bene culturale di proprietà dello Stato che non viene sfruttato e che potrebbe generare turismo, assolutamente. Sì. Oltre che interesse, riscoperta, potrebbero essere di nuovo comunque o essere ancora il simbolo del Made in Italy come lo sono sempre stati. No, chi è stato alla Torre di Londra sa di cosa stiamo parlando, nel senso che ci sono decine, centinaia di persone, c'erano centinaia di persone tutti i giorni a vedere i gioielli della corona, perché sono affascinanti, i gioielli sono degli oggetti che affascinano, luccicano, brillano, cioè è proprio una questione così di... Come dire, diffondono la loro magia, attirano, certo, l'occhio. E dice un'altra persona, Gwendalina, forse pagano il fatto di essere poco amati o conosciuti. Sì, pagano appartenuti a Savoia, fondamentalmente. Secondo me, sì, sono un simbolo, sono il simbolo di una monarchia che la classe politica attuale non ha piacere di ricordare e di far ricordare, quindi diciamo che sono poco, il fatto di essere poco conosciuti secondo me è una conseguenza, nel senso sono stati messi lì nel dimenticatoio probabilmente apposta e quindi è una conseguenza che la maggior parte degli italiani non riconosca. Sono degli oggetti che potevano essere racchiusi e messi da una parte e dimenticati e hanno fatto questo sostanzialmente, con altri non l'hanno potuto fare col Palazzo Reale di Torino perché era un po' difficile impacchettare, da chiudere, capito? Però c'è appunto sempre questo, cioè, questa necessità di nascondere, chiudere per evitare di affrontare un periodo della storia, della nostra storia che, con cui ancora non abbiamo fatto pace, io credo. Assolutamente, anzi, in più ricordiamo che per esempio c'è una repubblica che è la Finlandia che ha acquistato dei gioielli in dotazione per la First Lady, cioè per la moglie del presidente. Perché fa sempre parte dei ritrovi scandinavi, quando si fanno i ritrovi degli stati scandinavi, quindi Danimarca, Norvegia, Svezia, la Finlandia, il presidente della Finlandia è sempre invitato perché fa parte della regione e si trovano sempre le regine agghindate, ovviamente con un design contemporaneo fatto da artisti e gioiellieri finlandesi da una decina d'anni, penso, forse qualcosina di più. Le first lady finlandesi hanno una serie di gioielli, diciamo, in dotazione. Adesso non è che dobbiamo vedere la figlia di Mattarella che va in giro con i gioielli
commissionati dalla regina Margherita, però il loro posto magari esposti al Quirinale o alle scuderie del Quirinale, che oramai sono un museo romano, avrebbero il loro perché, oltre che un giro magari itinerante in Italia per farli ammirare proprio a tutti. Cosa splendida e insomma che sarebbe giusto, sarebbe veramente giusto tirarli fuori, sì, decisamente. Sì, anche. Abbiamo fatto praticamente un'ora e venti quasi. Sì, siamo andati per le lunghe. Ci eravamo detti che saremmo arrivati a più di un'ora. Comunque, allora, sul profilo Instagram di Alessandro, vedete, aspetta che ti metto, ok, che vedete qua, DNA Royals, lo trovate su Instagram, è l'account che ha insieme al suo amico Michele, e lui ha fatto, loro hanno fatto moltissimi post sui gioielli dei Savoia. Li potete cercare con l'hashtag, dimmi l'hashtag, No, sono tutti sotto DNA Royals Jewels, quindi ma li possiamo adesso, magari li riposteremo nelle stories. Sì, infatti pensavamo tra stasera e domani di postarli nelle storie, così li ritrovate, e ci sono delle brevi descrizioni e i gioielli, sì, ci sono. Non ci sono tutti perché non abbiamo ancora avuto il tempo materiale di esaminare tutti i gioielli per metterli tutti, però abbiamo fatto per esempio un post sui gioielli della corona dove spieghiamo, dove noi ci chiediamo perché non vengano musealizzati, e poi tutta una serie di post su quelli che sono i gioielli privati e i loro passaggi di proprietà. Ok, e quindi lì potete trovare le immagini, così per una ricerca veloce. Sì, di alcuni pezzi. Li condividerò sia io e li ricondividete anche voi, no? Tra stasera e domani. Sì, sì, tra stasera e domani li condividiamo. Okay. Allora, il libro di riferimento è questo, I gioielli di Casa Savoia, ed è stato pubblicato da Electa. Gli autori sono Maria Gabriella di Savoia e Stefano Papi. Stefano Papi è un grande studioso, grande esperto di gioielli, è un esperto di Sotheby o Christie's, mi confondo sempre, non lo so, non lo ricordo. E, ha scritto tanti bei libri. Sotheby, ecco, è un lavora per Sotheby's, sì, ha scritto tantissimi bei libri, non si trovano più, purtroppo, però così. E questo qua non si trova più. Provate a chiederlo, a vedere se si trova in qualche biblioteca, potrebbe esserci. Io lo suggerisco sempre, controllare il catalogo, c'è un catalogo che si chiama OPAC, il catalogo nazionale delle biblioteche italiane. Fate la ricerca lì. Se lo trovate potete chiedere il prestito interbibliotecario, cercate di non chiederlo tutti contemporaneamente perché se no siete fortunati e lo trovate online usato, o qualche persona che lo vende. Generalmente è diventato un pezzo da collezione. Ignaro venditore, che ce l'ha nella biblioteca della zia, che magari sta svuotando casa, lo vende. Niente, questo. Auguriamo buon appetito a tutti. Buona serata, per averci invitato. Stiamo scrivendo, è stata una diretta molto bella, vi ringraziamo. Assolutamente sì, un grazie a tutti per l'interesse. La diretta naturalmente rimane, cioè, registrato su YouTube, la potete vedere, che c'è un altro sito, ma sì, noi ci scrivete direttamente in chat
Noi vi rispondiamo assolutamente. Okay, ecco, le domande tecniche più a Alessandro che a me, perché il vero esperto di Savoia è lui, io sono qua solo per animare un po' la conversazione. Se ci scrivete in chat su Diana Royal, sulla Marina, noi rispondiamo, volentieri. Okay. Bene, detto ciò, un saluto a tutti, buona visione, buona serata e alla prossima. La prossima diretta credo che sarà, per quello che mi riguarda, su Instagram. Comunque poi dopo ci riaggiorniamo. Grazie a tutti, buona serata. Buona serata.